Quanto riguarda l'agibilità, esiste una perizia che sta già anche nell'ufficio tecnico che dichiara l'inagibilità di una parte dell'immobile e l'agibilità parziale per quanto riguarda un'altra parte dell'immobile. Che significa? Che l'agibilità statica per quanto riguarda la parte dove erano residenti gli uffici di diverse città era agibile soltanto per l'ufficio, quindi non poteva sostenere carichi pesanti che vanno verso quelli invece di una classe di scuola con diverse persone d'ufficio, ha una pesantezza sul pavimento diversa da quello che è il carico di persone che può sostenere il solaio in una classe diverso da quello che può sostenere. Ma è fatto che queste cose non le dice l'assessore, non dice notizia, non dice tecnico. Per quanto riguarda invece la destinazione d'uso di un locale, di un magazzino, di un'associazione, confermo agli altri ufficio patrimonio una concessione fatta a suo tempo a questa associazione che è stata oggetto di revoca qualche mese fa, quindi no, è stato dato un termine a questo punto e immagino, spero che abbiano provveduto ad adempiere, qualora così non fosse la mia cura presso gli uffici competenti a cercare di fatto e verificare che questo sia stato messo in atto. Ancora l'inserimento dell'immobile nella lettera di regolarizzazione e dismissione ha ad intendere proprio la volontà dell'amministrazione di non rimanere con i discorsi rispetto ad una situazione di non decisione sul destino dell'immobile stesso. È chiaro che l'ipotesi di dismissione secca oppure l'ipotesi di valorizzazione attraverso project financing oppure la ristrutturazione dell'immobile per l'utilizzo a scopi sociali o per gli scopi legati alle esigenze dell'amministrazione sono tutte ipotesi che stanno in campo, così come stanno in campo altre ipotesi appunto di studio anche a cura dell'ANCI da Cremonio che abbiamo interpellato per poter avere un supporto tecnico in tal senso, per avere risposte anche rispetto ai vincoli che la sovrintendenza ha messo sui tracciati che limitano molto la legge comunitaria che è possibile fare su questo edificio. Grazie. Grazie assessore Morelli. Prego, che sia la parola il consigliere Mastrosanti, di intervento, prego. Allora, in questo intervento ha dato già qualche indicazione in ordine a delle perplessità, insomma, delle idee che avevo io sull'immobile, nel senso sapere se c'è in animo l'emersione secca, se c'è in animo un progetto di valorizzazione attraverso il progetto Speranzi. Peraltro non penso che l'immobile non sia stato interessato da progetti di ristrutturazione. Ricordo l'assessore anche Paoletti che ci ha lavorato molto sull'idea di recupero dell'immobile anche in fine della demolizione e che c'è stata una resistenza abbastanza forte della sovrintendenza che non dava a rendere favorevole alla demolizione ma di fatto obbligava un consolidamento statico che aveva una serie di costi che erano probabilmente rilevanti rispetto a quello che doveva essere la demolizione e la ricostruzione. Sì, quindi ci sono state delle cose, forse anche su quello sapere si era arrivati per sapere se si può tirare una linea, nel senso di dire se quella è una determinazione definitiva della sovrintendenza o no, perché già partendo da quella si capisce se siamo obbligati a ragionare in termini di Stato, anche dal punto di vista della direzione del bene piuttosto che del progetto Nazi, ovvero se c'è la possibilità in termini proprio di una ristrutturazione integrale dell'immobile, la demolizione e ricostruzione che sicuramente potrebbe in termini economici essere molto più interessante, che potrebbe dare un'opportunità di usare anche in profondità, qualche metro in profondità, quindi recuperare un volume per essere un campeggio interrato piuttosto che un box che potrebbe al tempo stesso essere utili per finanziare l'intervento, quindi una riprogettazione integrale dell'area, tra l'altro lì la parte del palazzo mi pare in fondo dove c'è il parcheggio, un'area libera, dovrebbe esserci ancora della cubatura localizzata. Quindi evidentemente c'è uno spazio economico molto interessante. Quindi in questo senso insomma,
Grazie consigliere Mastrosanti.